Eccoci qui, parliamo del futuro della Lombardia ancora una volta in questa campagna elettorale molto bella e intensa. Allora, parliamo dei nomi della squadra di governo. Abbiamo alcune belle idee, mi piacerebbe tantissimo avere al fianco per il futuro del governo di Regione Lombardia donne e uomini di grande valore. Certamente una parte saranno coloro che verranno eletti in consiglio regionale, nelle candidate e candidati nelle diverse liste che compongono la nostra bella alleanza. In altri casi ci avvarremo di figure esterne, di figure indipendenti, una su tutte, Gherardo Colombo, un nome che non ha bisogno di grandi presentazioni, il magistrato di Mani Pulite, anche il protagonista di tante azioni per la cultura, la promozione della cultura della legalità, il valore dei diritti umani in questi anni. Ecco, Gherardo Colombo si occuperà e ci avvarremo dei suoi consigli, del suo apporto in relazione ai temi della cultura, della legalità, della trasparenza, della capacità di far sì che ci sia piena osservanza della legalità stessa, del valore del rispetto delle regole, una questione che deve permeare le istituzioni e rispetto a cui Regione Lombardia credo debba fare un enorme salto di qualità in avanti. Poi voglio ricordare anche la possibilità di avere con noi Nico Acampora, il fondatore di Pizzaut, un'esperienza straordinaria. Una delle esperienze vitali, ce ne sono tante, anche tra loro molto diverse, che riguardano la promozione dei diritti delle persone con disabilità e delle buone azioni per la piena inclusione attiva delle ragazze e dei ragazzi con disabilità. E questo è un tema essenziale, cruciale, e noi dovremmo essere sempre al fianco di tutti quelli che costruiscono buone pratiche e azioni concretamente utili su questi terreni. E possiamo dire che Nico Acampora, se vinciamo, sarà con noi. Cecilia Strada. Cecilia Strada si occupa da tempo di promozione dei diritti umani nel mondo, di azioni legate ad un mondo più giusto. E io voglio che Regione Lombardia non si chiuda in se stessa, ma abbia anche una progettualità forte in questa direzione, per promuovere la cultura del mondo più giusto. E ci credo veramente tantissimo. Francesca Balzani. È già vice sindaco a Milano, assessore al bilancio, parlamentare europea, è stata relatrice al bilancio del Parlamento europeo e ci aiuterà a far sì che possa crescere l'apporto di risorse, investimenti presenti a livello internazionale per lo sviluppo della nostra regione. Come sapete, ho veramente molto a cuore questo tema del rapporto tra la Lombardia e l'Europa. La Lombardia sta in Europa, ma non sempre coglie le possibilità che arrivano dall'Europa e Francesca Balzani ci darà una grande mano, io sono convinto proprio innanzitutto in questa direzione.